Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, il caso di cui andremo a parlare oggi, ancora una volta ci troviamo in Giappone. Questo caso è avvenuto nel 1999 e benché non sia un caso recente, è uno di quei casi che ha fatto molto parlare e di cui si è parlato ancora anche recentemente, spesso quando si tratta di omicidi avvenuti all'interno di case eccetera eccetera, spesso ritorna alla luce anche questo caso avvenuto adesso ormai più di 20 anni fa. Se volete saperne di più su questo caso, vi lascerò nell'info box tutti i link di tutti i siti in giapponese che potete vedere anche voi, e inoltre anche il video di Claudia Rontuto Kyomoway, che anche lei ci ha fatto un video. Devo dire che questo è un caso estremamente conosciuto, ma per qualche motivo non ci sono troppe fonti o video che sono stati realizzati in lingua inglese, e gli unici che sono riusciti a reperire sono in lingua giapponese, o comunque quelli che ci sono in inglese sono estremamente limitati quanto a contenuto, e secondo me è veramente uno di quei casi che meriterebbe di essere spesa qualche parola in più, anche un pochino per diffondere consapevolezza, perché ragazzi, io vivendo in Giappone tanti anni mi è successo di aprire la porta a persone che si sono spacciate per idraulici piuttosto che testimoni di Geova, vabbè, quelli magari non li ho fatti entrare, o anche uomini dell'NHK, la TV nazionale giapponese, mi richiedono di pagare il canone, e altre volte, specie magari quando si tratta di, ci sono magari dei terremoti o cose del genere, spesso ci sono dei responsabili che passano per le case a fare determinati controlli. Però ricordo che soprattutto, per esempio, dopo che c'è stato quel terremoto nel 2011, ci sono stati anche tanti casi in cui ci sono state delle persone che si sono introdotte appunto nelle case di determinate persone e poi hanno abusato di queste o le hanno derubate. Quindi bisogna stare veramente attenti a chi scegliamo di far entrare in casa, e soprattutto se non li conosciamo è sempre meglio riuscire un pochino a identificare queste persone, perché veramente non si può mai sapere chi c'è dall'altro lato. Allora, partiamo adesso con questo caso dopo aver fatto questa premessa. Cos'è successo? Che il 14 di aprile del 1999 a Yamaguchi, un uomo giovane chiamato Takayuki Otsuki entra in un condominio e suona alla porta di una delle case del secondo piano, spacciandosi per un idraulico o comunque qualcuno che doveva fare dei controlli per quanto riguarda la rete idrica. Yayoi Motomura, 23enne, sceglie di aprire la porta. Tuttavia, questo uomo, una volta entrato in casa, assalirà questa donna, la strozzerà e inoltre poi abuserà del suo corpo. Successivamente l'assassino andrà anche a uccidere la figlia di soli 11 mesi. Questa madre aveva solamente 23 anni, la stessa età anche del padre, anch'esso 23enne. Vivevano insieme da non troppi anni, si erano sposati, e questo uomo era da poco diventato un salaryman, quindi aveva concluso il suo percorso universitario e aveva iniziato a lavorare per qualche azienda. Immaginatevi il padre quando è tornato quel giorno dal lavoro, entra in casa, trova il corpo nudo della propria moglie e poi successivamente anche quello della sua bambina, priva di vita. La polizia ha subito iniziato le indagini e dopo 4 giorni sono finalmente riusciti a fare un arresto e hanno arrestato questo ragazzo di nome Takayuki Otsuki. All'inizio, c'è qua da fare una piccola precisazione, questo ragazzo all'inizio veniva indicato come Fukuda oppure ragazzo F. Anche cercando magari in vari articoli spesso noterete appunto che questo ragazzo è citato solamente con F. Il motivo è perché al momento in cui lui si è macchiato di questi crimini così gravi, questo uomo aveva 18 anni e un mese, e quindi per garantire la sua privacy hanno occultato il suo nome, almeno inizialmente. Anche perché per il Giappone siete considerati dei minorenni fino a quando non raggiungete i 20 anni. Benché tuttavia questo ragazzo era minorenne, per il Giappone è comunque possibile condannare anche un ragazzo tra i 18 e i 20 anni alla pena di morte, anche se devo dire che per quanto riguarda la giustizia sono piuttosto restii a dare una sentenza così
così grave a una persona che abbia meno di 20 anni. Tuttavia Hiroshi Motomura, che era appunto il marito di questa 23enne e il padre di questa figlia che sono stati assassinati, ha subito chiesto che fosse fatta giustizia e ha implorato che fosse data a questo uomo la pena di morte. In ogni caso, tornando a Takayuki, quando gli è stato chiesto appunto se fosse stato lui il responsabile, lui ha subito confessato e ha anche detto che il motivo per cui lui ha agito in questo modo è perché quando lui ha suonato a quella porta e si è visto uscire, comunque aprirgli, questa ragazza così bella, così carina e così esile, lui ha pensato che dal momento che aveva una corporatura così minuta avrebbe potuto sopraffarla e quindi abusare di lei, senza considerare che poi quando questo uomo se n'è andato ha pure rubato il portafoglio di questa ragazza. La prima udienza in tribunale per questo caso avverrà nell'agosto di quell'anno. I processi si sono tenuti a Hiroshima. Durante questa prima udienza Takayuki non si presenta. Il motivo è perché sembra che questo Takayuki avesse detto al proprio avvocato che il motivo per cui lui, dopo che aveva fatto fuori la bambina, l'aveva messa nel cassetto, è perché sperava che mettendola nel cassetto Doraemon avrebbe poi risolto la situazione e l'avrebbe riportata in vita. E quindi Takayuki non voleva dire queste cose in tribunale perché aveva paura che l'avrebbero deriso e quindi ha preferito non recarsi in tribunale a questa prima udienza. Durante questa prima udienza Hiroshi Motomura dirà fin da subito la sua volontà, ovvero che voleva che venisse inflitta a questo Takayuki Otsuki la pena di morte. E tra l'altro ancora una volta l'uomo ha detto che se per caso non gli fosse data la pena di morte lui l'avrebbe aspettato fuori di galera e una volta uscito l'avrebbe fatto fuori lui stesso. Ci sarà poi una seconda e terza udienza e in particolare nella terza udienza ci sarà proprio l'imputato che sarà chiamato a testimoniare, appunto questo Takayuki, e questo Takayuki in quel momento porgerà le sue scuse formali alla famiglia e si mostrerà estremamente dispiaciuto per i terribili crimini che aveva commesso. Tuttavia Hiroshi non era pronto a perdonarlo, anzi secondo lui queste scuse era solo un modo per impietosire la giuria o comunque per poter avere una pena minore, e Hiroshi non voleva categoricamente accettarle, anche perché secondo lui questa terza udienza è arrivata in novembre. Se veramente questo Takayuki fosse stato in qualche modo pentito, molto probabilmente avrebbe porto le sue scuse a questa famiglia molto prima, non solo 7 mesi dopo quel 13 aprile. E secondo Hiroshi questo Takayuki non aveva assolutamente idea di tutto quello che lui in primo luogo come padre e marito aveva dovuto passare, tutto quello che aveva sofferto, ma non solo lui, anche i genitori di questa ragazza, parenti, amici eccetera. Durante la quarta udienza Hiroshi era stato chiamato appunto a testimoniare e in quell'occasione Hiroshi voleva proprio dimostrare la sofferenza che lui aveva inflitto alla sua famiglia portando una foto e voleva mostrarla a Takayuki. Questa sua richiesta è stata rifiutata e però lui non riusciva a capacitarsi della cosa, perché lui non riusciva a capire perché io, che ho sofferto questo lutto, devo trovarmi faccia a faccia davanti a questo uomo e patire internamente questo dolore così grave che questa persona mi ha inflitto, dal momento che se per esempio avesse solamente ferito queste, insomma, figlia e moglie sarebbero ancora lì, avrebbero potuto prendere parte all'udienza, mentre questo Takayuki non soffre, perché secondo Hiroshi se avesse potuto vedere ancora una volta i volti di appunto la moglie e la figlia probabilmente avrebbe sofferto, avrebbe capito magari il male che aveva fatto. Tuttavia nei tribunali giapponesi c'era questa regola che appunto ti impediva di portare un qualsivoglia foto. Hiroshi in tutto questo processo, ma comunque da quando appunto è tornato a casa quel giorno, è sempre stato molto attivo, ha rilasciato moltissime interviste, anche ogni volta che finiva una qualsiasi udienza c'erano sempre i giornali fuori, i media che lo intervistavano, e lui aveva lasciato veramente tantissime dichiarazioni che potete reperire in internet. E tra l'altro in queste dichiarazioni si poteva proprio capire la sua voglia di avere giustizia. In ogni caso spostiamoci adesso un po' più in là, andiamo al marzo dell'anno 2000, quando finalmente arriverà la prima sentenza. Questo uomo è stato condannato all'ergastolo dal momento che appunto secondo i giudici
questo ragazzo sarebbe stato potuto recuperare e riabilitato nella società, vista la sua giovane età. Come potete immaginare, il padre Hiroshi ne è rimasto assolutamente sconvolto e non poteva assolutamente accettare l'esito di quel processo. Era completamente scioccato, tant'è che non riusciva quasi nemmeno a parlare. E successivamente questo padre chiederà un appello. E nel mentre Takayuki invece ha scritto una lettera a un suo amico e questa lettera poi andrà agli atti. Questa lettera era una risposta a questo suo conoscente amico che appunto gli ha chiesto se aveva sentito del padre e come aveva reagito a questa sentenza. La risposta di Takayuki era quella di sì sì ho sentito, questo padre è solamente un esaltato e io quando tra una decina d'anni uscirò di galera farò il party del secolo. Fortunatamente nel 2002 si farà il processo d'appello. Ancora una volta, durante questo processo si ritiene che la sentenza che gli era stata imposta fosse lecita, giusta, e quindi gli sarà dato nuovamente l'ergastolo, dal momento che si riteneva che questa persona poteva essere recuperata. Si è vista qui una specie di trasformazione del padre che è iniziato a diventare molto meno emotivo. E in questo momento si poneva in modo molto diverso, non era più l'uomo del primo processo, ma un uomo estremamente diverso e cambiato nel suo modo di comportarsi e nel suo temperamento. Sembrava più distaccato, più razionale, forse perché era passato un po' di tempo e era riuscito un po' a digerire tutto quello che gli era capitato a questa famiglia. O forse si era reso conto che se avesse voluto avere giustizia avrebbe dovuto agire in modo differente. Non sembrava più parlare, se vogliamo, non so, dal cuore in modo super irrazionale, ma sembrava più parlare attraverso la sua testa. Inizia a far parte dell'associazione dei familiari delle vittime e inizia anche in questo processo a parlare dei diritti delle vittime. Diventa anche un membro molto attivo appunto di queste associazioni. Per esempio, lui inizia a chiedere innanzitutto che si possa portare la foto in aula, perché non c'è nessun motivo per cui non si possa portare la foto delle persone che sono venute a mancare in aula, cioè è anche un modo per ricordarle dopo tutto. Cosa che tra l'altro verrà accettata, è stato proprio grazie a lui che questa, diciamo, regola è stata cambiata. E inoltre chiederà indubbiamente una maggiore trasparenza per quanto riguarda i processi e appunto che non sia tenuto nulla nascosto dalle famiglie delle vittime. Chiede che anche loro possano fare delle domande, chiede che anche loro possano essere dei enti attivi all'interno di questi processi. Lui, secondo lui, è giusto che queste persone che hanno subito questo lutto così grave possano dire la propria opinione. E secondo questo Hiroshi, i diritti dei familiari delle vittime durante questi processi non vengono rispettati e non è giusto. Anche perché, per dire, cioè, sembra assurdo secondo Hiroshi che se io, che sono un familiare, che magari mi sono visto la mia figlia e mia moglie magari venire a mancare per via di un assassino, devo ogni volta recarmi in stazione di polizia a presentare un foglio per poter poi essere presente al processo. Cioè, sembra una cosa piuttosto assurda. Sono la persona più coinvolta, quella che più in prima persona ha subito i danni di questa persona così spregevole che non se ne è curati, e io non posso partecipare al processo. Questo secondo Hiroshi era assolutamente inaccettabile. Hiroshi riuscirà a tirare su comunque un polverone non da poco, tant'è che finirà anche per parlare con il primo ministro, allora primo ministro Koizumi. E durante questa udienza, se vogliamo durante questo incontro, questo Hiroshi chiede a Koizumi se le sembrasse giusto che a questo uomo non sia stato condannato alla pena di morte. E tutto questo trambusto che comunque lui è riuscito a creare lo ha poi portato nel 2005 a creare una prima legge appunto fondamentale per quanto riguarda i diritti dei familiari delle vittime. E questo è stato indubbiamente un grandissimo passo in avanti per quanto riguarda le famiglie di questi familiari. Il caso verrà quindi riportato nuovamente davanti alla Corte Suprema, questa volta di Hiroshima, per far sì che venga cambiata questa pena, appunto dall'ergastolo alla pena di morte. Quando doveva iniziare il processo, tuttavia, la difesa non era pronta e l'imputato ha cambiato avvocato difensore. E tra l'altro questo avvocato che gli verrà affibbiato è un avvocato che ha lavorato anche in passato per difendere altri criminali che poi sono stati condannati alla pena di morte, tra cui alcuni facenti parte anche della setta Aum Shinrikyo, di cui già abbiamo ampiamente parlato in altri video. E in ogni caso, che cosa è successo? Questo avvocato difensore ha detto che questo ragazzo poteva essere recuperato dal momento che comunque non c'era premeditazione e per questo motivo, secondo la difesa, l'uomo non meritava la pena di morte.
Secondo questo avvocato, adesso vabbè, prendete un po' questo discorso un po' con le pinze perché a me è sembrato un po' assurdo, questo uomo praticamente aveva messo la mano davanti alla bocca di questa ragazza per non farla strillare, poi in un frangente questa mano gli è scivolata sul collo e accidentalmente le ha strappato la vita senza volerlo. Ma ricordiamoci poi che dopo averla ammazzato ha accusato di lei carnalmente e inoltre in seguito ha anche provveduto a far fuori il figlio, quindi secondo me la storia che non l'ha fatto apposta mi sembra un pochino un arrampicarsi sugli specchi. La difesa è arrivata addirittura a dire che il motivo per cui lui poi ha fatto fuori la bambina dopo che si è fatto il corpo della madre è perché in realtà lui non voleva farla fuori, ma anzi voleva metterle un fiocco perché la bambina stava piangendo e quindi voleva un po' consolarla, poi però ha stretto questo fiocco troppo stretto e quindi per questo la bambina è soffocata. Come potrete immaginare, questa storia e anche questa stessa difesa ha sollevato molteplici polemiche. Tra l'altro sempre la difesa arriverà anche a dire che in realtà questo Takayuki ha avuto un'infanzia difficile, che comunque veniva picchiato dal padre e anche la madre poi appunto si è anche uccisa appunto perché non riusciva a vivere più in quelle condizioni e lui in realtà in questa donna non voleva violentarla ma cercava solamente delle coccole, una figura materna eccetera eccetera. In ogni caso, dal momento che non sono state portate nuove prove e nulla che potesse in qualche modo scagionarlo, si è deciso di riaprire il processo dal momento che l'ergastolo non sembrava una pena sufficiente. Il processo si terrà nuovamente appunto nel 2008 e in questo caso la Corte Suprema di Hiroshima deciderà di dare a questo uomo la pena di morte. A questo punto tuttavia la difesa chiederà un appello e questo appello si rifarà appunto nel 2012, ma a questo punto la Corte di Hiroshima dirà no, rimarrà questa la condanna. Immaginatevi adesso il padre Hiroshi che dal 1999 fino al 2012 ha continuato a combattere perché sia fatta giustizia, almeno quello che secondo lui era giusto. Lui infatti disteneva che per questi due crimini questo uomo doveva assolutamente essere condannato alla pena di morte. E praticamente quello che è successo è che quando appunto è stata finalizzata questa sorte, questa sentenza, è un po' come se questo Hiroshi abbia tenuto una sorta, se volete, di seduta stampa. In quell'occasione lui si dirà soddisfatto della pena, tuttavia dirà anche e sottolineerà il fatto che lui non è che sia gioioso di questo fatto, non è che dal fatto che questo uomo verrà condannato alla pena di morte lui potrà trarne una qualche gioia, e che l'accoglie solamente, diciamo, in maniera sobria. E poi farà tutto un discorso dicendo queste cose: è giustizia dare una seconda possibilità? Proteggere il colpevole e dargli la possibilità di espiazione? Sono cose giuste? Mi sono angosciato molto riguardo questo e sinceramente non credo ci sia una risposta. Penso che nessuno possa definire quale sia la giustizia assoluta. Tuttavia il Giappone è uno stato costituzionale, uno stato di diritto che si regge su un contratto sociale che si definisce legge. Quindi se un diciottenne uccide per ragioni egoistiche, se si pensa bene, si impone la pena di morte. Secondo lui, sostanzialmente, quello che dice è: io vivo in un paese come un Giappone che si basa su una costituzione che prevede la pena di morte, e secondo lui il fatto che questo uomo, questo Takayuki, si sia macchiato di questi crimini così aggravi, io che sono comunque in qualche modo la vittima, ritengo ed esigo che sia applicata. Questo è quello che lui chiedeva e questo è quello che lui lo ha angosciato così tanto, perché riteneva che gli fosse stato fatto un torto il fatto che questa pena non fosse applicata. Capite quello che voglio dire? Ed ha anche una serie di motivazioni del perché questo Hiroshi riteneva che Takayuki meritasse la pena di morte. Lui dice che questo Takayuki non mostrava nessun senso di rimorso e neanche rispetto. Ha pure fatto fuori la bambina, che anche volendo non avrebbe mai potuto essere stata utilizzata come testimone, quindi non c'era alcun motivo per il quale questo uomo avesse dovuto strappare la vita anche della figlia, se non il fatto che fosse una persona che non avesse alcun rimorso, alcuna etica, alcuna moralità. Secondo lui era una persona senza nessun tipo di compassione, nulla. Cioè, tra l'altro ricordiamo, una persona talmente egoista che dopo aver compiuto questi fatti così atroci ha anche scelto e pensato bene di rubare addirittura il portafoglio della vittima. E potete capire come una persona che ha un qualche forma di rimorso, l'ultima cosa che farebbe sarebbe anche andare a rubare il portafoglio di questa vittima.
cioè. E il padre continuerà dicendo: anche il giudice ha dato questa sentenza, però non è stata una cosa facile e non ha potuto applicare la legge magari come avrebbe voluto, ma ha dovuto veramente esitare e l'ha potuta dare soltanto in un momento ben preciso. Ma dal momento che esiste, se le persone si comportano in una certa maniera, devono capire che queste persone pagheranno le conseguenze anche con questa pena. E questo per quanto riguarda lui, Hiroshi. Poi, se sia etico e giusto che esista o meno una pena di morte proprio a livello costituzionale come paesi, quella è una cosa che non spetta a lui decidere, ma è una cosa che va decisa dallo Stato e dai suoi cittadini. Questo è quello che lui dice. Lui dice: dal momento che in Giappone abbiamo questa pena, è giusto che sia applicata in circostanze gravi come questa. Se poi il fatto in sé per sé della pena di morte fosse una pena troppo grave che non andrebbe appunto eseguita nessuno, quello è un altro discorso. Io, ragazzi, so che quando parliamo di pena di morte vedo proprio nei commenti che avete delle idee molto diverse. C'è chi ritiene che sia qualcosa di giusto, chi ritiene che sia qualcosa di disumano. Io non lo so, ragazzi, scrivetemi la vostra opinione, se siete a favore o contro. Io forse sono più dalla parte del contro questa tipologia di pena e penso che se veramente vogliamo far ragionare appunto delle persone o comunque dei criminali, sicuramente l'ergastolo è qualcosa di più intenso. Però un ergastolo quanto dura? Cioè, io voglio che duri almeno 30, 40 anni o 50, non 17 o 7 come abbiamo visto in altri casi, nel senso che si può fare appello e si esce prima. Cioè, non capisco anche quel discorso di hai ricevuto 20 anni, te li fai tutti, non vedo perché ci siano questi appelli e si possa fare ricorso su ricorso. Io, ragazzi, so che dipende dal caso, quindi diciamo che qua mi sono lasciato un po' andare a discorsi magari un filino troppo personali e soggettivi, e assolutamente non sto dicendo che quello che dico io sia giusto, anzi, se avete idee diverse, buono che lo avete, scrivetemele qui sotto, sono curioso di sentirle. Io dico la mia opinione da piccolo cittadino, quello che penso, che non è assolutamente quello più giusto. Ci sono le persone più competenti di me che spero che facciano meglio questo lavoro e che scelgano in modo più preciso queste punizioni, in modo da far sì che a questi criminali arrivi la giusta condanna. Io spero che sia così. Abbiamo visto però in altri casi che ci sono stati casi in cui magari un figlio ha fatto fuori la propria madre, è uscito e nel giro di un anno e mezzo ha fatto fuori poi due sorelle. È sempre un rischio, secondo me, in questi casi, e quindi è giusto ragionarci, pensarci e valutare caso per caso tutti i dettagli e riuscire a prendere la scelta giusta, anche se poi non si avrà mai la certezza che quella sarà proprio la scelta giusta, diciamo. Ecco, questo è proprio uno di quei casi che si è trascinato per veramente tantissimi anni, e il ragazzo, adesso non più ragazzo, uomo che ha più di 30 anni, si trova nel braccio della morte e ancora la sua pena non è stata eseguita. In ogni caso, ricordiamo che si è arrivati a questa sentenza grazie soprattutto al padre, che si è battuto per tutti questi anni, appunto dicendo che dal momento che in questo paese esiste questa pena è giusto che sia applicata. Poi se non debba esserci questa pena è un discorso diverso. Sarebbero stati molti più dettagli che avrei potuto fornire in questo caso, però spero che quelli che vi ho fornito siano stati sufficienti e vi abbiano soddisfatto. Sono davvero curioso di aprire appunto questo dibattito qui sotto per quanto riguarda tutti i discorsi che abbiamo fatto. Spero anche che le parole del padre siano state d'aiuto anche per aprire appunto nuovi punti di riflessione. Vi ringrazio per essere stati con me e spero di vedervi al prossimo video. Un saluto da Seba, ciao.